quasi 6 milioni di persone controllate, 23.921 delle quali arrestate e 121.536 denunciate, quasi 4,9 milioni di chiamate al 113, 13.424 al giorno, 9 al minuto. Sono i numeri di un atto di attività della Polizia di Stato che oggi celebra il 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricordata nel giorno in cui, 40 anni fa, nel 1981, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 121, che ridisegnava la polizia come un corpo più moderno e a forte identità civile. L'emergenza legata alla pandemia impone la massima sobrietà nelle celebrazioni. Nella mattinata di ieri il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, è stato ricevuto a Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica. Questa mattina il ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, depone una corona d'alloro al sacrario dei caduti presso la Scuola Superiore di Polizia. A seguire la consegna della medaglia d'oro al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica alla bandiera della Polizia di Stato.